Eccoci qua su Megaton Musashi Wired, siamo al capitolo 10, la scorsa volta ne sono successe di tutti i colori, è iniziata anche la missione, forse una delle missioni più importanti dell'intero gioco, che è la missione di proteggere Ixia mentre viene trasportata. Ci sono tipo 1000 unità di Draktor pronte a farci secchi e noi le stiamo ovviamente combattendo. Sembra quasi la battaglia finale, in genere a capitolo 10 un gioco della level 5 finisce, poi c'è l'11 che è post game, massimo 12 se proprio vogliamo esagerare, ma se non sbaglio questo Megaton Musashi arriva al capitolo 25 e quindi beh, ce ne sarà ancora un po' di strada da fare. Con Yamato siamo arrivati in ritardo grandissimo perché stavamo parlando con Arshem, che insomma si è voluta finalmente, si è rivelata per quello che è, qual è il suo vero intento, ovvero proteggere gli umani e anche il suo popolo, gli Xidol. Quindi ora è con noi dentro il Megaton, vediamo che succede. Il sedile di riserva è senz'altro tornata utile, non è troppo stretto, vero? No, va bene. Sei in ritardo, Yamato, gli altri sono già andati in missione. E ragazzi, lasciatemi dire, i due nuovi rogue che abbiamo utilizzato per la missione sono di una potenza unica. Belli, prima cosa, e secondi, potenti. Mamma mia. Assolutamente da pilotare. C'è qualcun altro in cabina di pilotaggio con te, Yamato? No? Mi sa che è stata solo la mia immaginazione, non farci caso. Ma quando parla, gli altri lo sentono. Cioè... deve stare attento come comunica. Allora Yamato, c'è una cosa che devo dirti, ok? Questa missione è uno scontro che non possiamo vincere, giusto? Ho già guardato i dati di combattimento. D'accordo allora. Hai una cartuccia e impulsi di antimateria per sfoltire i nemici più ostici, oltre che un'unità di movimento aereo, il Booster Aquila. Dovresti essere in grado di volare a brevi balzi. Ah, sì? Sembra divertente. Ora ascolta, il booster Aquila non è ancora stato perfezionato. Se lo usi ripetutamente rischi di surriscaldarlo, quindi fai attenzione. Quindi non è perfetto? Ma a me sta bene così com'è. Ma sarà veramente in grado di surriscaldarsi o è solo per fare un po' di roleplay? Ah, è quel coso gigante che abbiamo sulle spalle? Eh sì, ha lo stemma di un'aquila. Beh, schifo perché tanto non si vedrà più dopo questa scena. La cosa interessante è che potenziando il livello delle armi si potenzia anche il Megaton in, di per sé, il livello. Eccolo qua, quando equipaggi jetpack come booster Aquila la tua velocità a distanza a cui ti sposti aumentano. Anche il calibratore di spinta però si esaurirà più rapidamente. Puoi equipaggiare e rimuovere jetpack da personalizza. Ah, così sono più veloce? Forse... Oddio, appena appena... Sì, abbastanza, dai. Non è appena appena. Aia, ho preso malissimo questa, eh. Ha fatto un grande malox, ma io te ne faccio ancora di più. Mamma mia, che combo che fa questo. Bellissimo. Dove sono i nemici? Ah, là ancora. Perché ha lo scudo lui, sì. Da dietro, dietro. Qua, eccolo. Ma insomma, oh, e dai, e te ne vai. Certo che questi piccoletti sono di una seccatura inutile. Oh, vai via. Cavolo, quanto danno mi hanno fatto. Sono più forti proprio, eh. Acci picchi a loro. Mi tocca usare allora gli attacchi più forti. Ecco, magari non solo per uno, eh. La prossima volta magari sto più attento a quello che faccio. Dai, che ci avevo puntato su. Madonna, questo. Vieni un po' qua, vieni. Che cos'è? Che è successo?
Perché non andava prima? Boh, vabbè, non importa. E poi ci muoviamo non troppo più veloce alla fine dei conti. Mi servirebbe una cassa di quelle verdi in modo da ricaricare la salute. Però qua mi danno solo intralcio sti palazzi. Abbiamo un nuovo nemico, Manta. Ok, ho capito. Ah, quindi abbiamo anche le gambe, eh. Mamma mia! Ah, ecco là quello verde, va. Lascia perdere, non prende sotto tiro. Vieni qua. Dov'è? Mi difendo. Mamma mia. Ah, manda pure sti cosi, mandano? Eh certo, ci voleva. Mannaggia, che danno! Che t'ha fatto? Ok, eccolo qua, va! Ok, vai! Se però lo prendessi, mo non è per dire nulla. Vabbè, non l'ho preso, ovvio. Ai ai ai. Mo rifà sto attacco. E rimanda sti cosi, va bene. Vieni qua. Ok, difenditi, difenditi. Ma dai, ma per favore. Mi ero... pensavo di stare fuori portata. Cioè, io ero fuori portata, ma lui no, forse. Vai. Non è servito? Ok, si è servito invece. Sono un po' debolino in difesa, eh. Forse devo proteggere di più io. A parte che i primi danni l'ho presi perché stavo combattendo come un fesso. Userò il booster per far saltare in aria quella nave madre. Dove devo mirare? Mira i due condotti di trasmissione che portano i motori di propulsione. Una volta distrutti, la nave non sarà più in grado di navigare e sarà fuori servizio. Sembra complicato. E se invece spingo con il motore e le faccio esplodere? Non puoi! L'attacco alla terra è stato sferrato per volere della regina. Molti di noi stanno solo seguendo i suoi ordini. Ti scongiuro, cerca di risparmiare quanta più gente possibile. Non posso trattenermi! Quei bastardi hanno ucciso la mia famiglia come se fossero... Yamato! È per questo che sono qui. Ti prego, non sprecare tutti i miei sforzi. Arshem. D'accordo. Mi ero condotto in trasmissione. Il blaster a diffusione dovrebbe bastare per penetrarli. Conosco esattamente la loro posizione. Ti mando subito i dati. Provare a risparmiare quanta più gente possibile, eh? Non ci avevo mai pensato. Oh.
Prendi questo blaster a diffusione! Ancora uno! Ma ehi, cosa se ne fa una principessa tutte queste informazioni? La mia educazione comprendeva tutte le materie richieste per diventare un ufficiale in comando. Piuttosto che farmi diventare regina, forse mia madre avrebbe voluto avermi come sua consigliera. Direi proprio che ha funzionato. Non sei stata capace di uccidere nemmeno una persona. Non è vero. Wow. Ok, non era proprio da missione finale. Ok, quindi abbiamo potenziato le armi. Ok, sono un po' di livello basso. Magari posso provare a mettere qualche altra arma. Salve a tutti! Lei è... Sindaco Takekuma? Ora siamo occupati, dovrà tornare più tardi. Oi oi. Comandante Minami, annulliamo il decollo di Ixia, d'accordo? Il nemico sapeva con esattezza dove si trovavano i nostri punti di estrazione delle risorse. Nessuno del normale equipaggio l'avrebbe saputo. Il traitore doveva essere per forza una giubba blu. Lei. Esatto, purtroppo l'ho capito troppo tardi, comandante. Non sapevo che Sindaco Takekuma fosse un alieno. No, quest'uomo non è un alieno, è un terrestre a tutti gli effetti. Un terrestre che ha deciso di diventare un traditore. Oh, oh, oh. Ben fatto, comandante Minami, nessuno può fargliela sotto al naso, eh? Riceveva ordini da Draktor. Gli aiuta a tagliare le nostre linee di rifornimento, privando Ixia della sua forza. Lasci che glielo chieda. Cosa le hanno offerto in cambio, i Draktor? D'accordo, le dirò tutto. Del resto, questo sarà il mio ultimo incarico. Quando tutto questo sarà finito, la pace all'interno della zona sicura sarà garantita. Mi era stata diagnosticata una malattia terminale e avevo perso la volontà di andare avanti. Lei chi sarebbe? Ho saputo che le restano solo 3 mesi di vita, Sindaco Takekuma. Le mie condoglianze. La prego di andarsene immediatamente. Se ha intenzione di presentare un reclamo, non serve. Ben presto mi dimetterò. Al contrario, voglio che lei continui a fare il sindaco. Ecco, il mio dono per lei, la vita. Da sola questa bottiglia può allungare della vita di 3 mesi. Sì, ma se gli allunga un po' la vita non è che cambia molto. Avevano bisogno di risorse per le loro attività di terraformazione. In cambio di informazioni sui punti di estrazione mi hanno concesso la vita. E da allora ha passato ogni genere di informazione ai Draktor. Per vivere! Quando muore è finita. Il nostro imperativo è sopravvivere, è così sbagliato? Oh, capisco. Tuttavia non posso permetterle di fermare il decollo di Ixia. Io dico sul serio, fermi il decollo e non la ucciderò come mi hanno ordinato di fare. Comandante Minami! Non muovetevi! Io... Kota, occupiamoci di quel tizio insieme. Ma come? Se riuscissimo a distrarlo con qualcosa... Quelli erano degli spari? Che succede? Sindaco, per caso... Io ho detto di non muovervi! Oh, bravo. Bel lavoro, Kota.
Mi sono ricordato dei miei allenamenti di judo. Portate la comandante in infermeria, presto, e sbattete quell'uomo orribile in prigione. Duke, posso aiutare anch'io? Non state a venire lì con le mani in mano! La nostra squadra medica è eccellente! Prepariamoci al decollo! Ah, tutto quanto tranquillo? Ok. Sì, signore. Riprenditi, Kyo. Questa è una guerra. Stiamo combattendo per l'umanità. Attenzione, un velivolo nemico non identificato ci ha teso un'imboscata. A tutti i rogue, attenti ai movimenti del nemico. Ok, ora forse abbiamo un'altra missione difficile, Cosa diavolo è quello? C'è qualcosa che viene da questa parte? Dark Knight. Posso dire che figata? Guerriero Terran, consegnami la principessa Archem. Chi diavolo sei? Mi chiamo Griffas. Per te, sono un comandante delle forze nemiche. No, non devi consegnarmi a lui. Temo che la regina abbia deciso di distruggere completamente il rifugio. Consegnami e di sicuro sarà la fine per il rifugio. Principessa Archem, devi venire con me. Sono qui contro il volere della regina. Contro il volere della regina? Quindi mia madre aveva intenzione di... La imploro. Allora, io... Principessa Archem. Allora combatterò a fianco dei Terran. Proteggerò i Terran di questo rifugio. Che cosa? Archem. Se siamo arrivati a questo, userò qualsiasi mezzo necessario. Aveva paura che scappassi? Che cosa diavolo ha appena fatto? A quanto pare Griffa si è isolato quest'area con un campo magnetico. In questo modo è impossibile fuggire. Non sarei fuggito. Sembra che farà tutto il possibile per mettere le mani su di te. Se sono un problema, io... Ascoltami bene. Non ti consegnerò a lui, d'accordo? Yamato. Fine della discussione. Ora andiamo. E ok. Sotto tiro. Sì. Guerriero Terra, ne riesci a sentirmi? Chi è? Sarzant! Ho protetto la principessa Arshen fin da quando era bambina. Ok, va bene. Ah, però fa male questo comunque, eh. Oh, aspetta. La principessa potrebbe essere l'unica speranza. Dici? Ok, non so cosa... Sì, vabbè, non è servito a niente, però. Anche perché non gli sto facendo niente. Non ci ho mai pensato due volte prima di uccidere voi Tractor, ma ora non so. Ora sto scappando, veramente. Ah, è là? Non ti permetterò di prenderla, e per chiarire ogni dubbio mi batterò con te! Tranquillo, che non finisce così. Col cavolo che ti faccio la Pungiball. Beh, ovvio. Razza di piccole, subito la furfante Terran.
Mannaggia, aiuto! Cosa succede? Non posso crederci, la comandante Minami è... Cosa stai facendo? Dovete curarla! Mi stai ascoltando? Non possiamo, nessuno dei nostri anestetici funziona. Non possiamo curare gli alieni qui. È vero? La comandante Minami è stata ferita? È impossibile! Certo che per avere una squadra medica un solo medico è sufficiente. Non così in fretta, l'accesso è riservato a personale autorizzato. Tu chi sei? La comandante Minami è stata ferita. Prendo io il comando da qui in poi. Aspetta, tu sei Margaret Brecknen? Aspetta un attimo, non puoi semplicemente entrare qui e sostituire il comandante. Proprio così. E poi non sei ancora neppure un'adulta. E che c'è di male? Quei piloti dei Rogue sono dei liceali, no? Beh... Io sono dottore in ingegneria aerospaziale, aerodinamica e fisica delle particelle. Ho anche eccellenti qualifiche in tattica e strategia bellica. E soprattutto, la comandante Minami mi ha ufficialmente nominato comandante congiunto dell'Ixia. Ah, sembra che il nemico abbia sparato un colpo di avvertimento da lunga distanza. Inizierei subito una procedura di decollo rapido di emergenza, a partire da ora. Spegnere il sistema di mimetizzazione, deviare la potenza al sistema di accensione del motore antigravitazionale. Innesco rapido del motore antigravitazionale, intervallo di accensione sui motori 2, 3 e 4. Motore antigravitazionale in carica, pronto al decollo tra 12 secondi. Sgancio nei blocchi di sicurezza. Turbine di bilanciamento attivate. Porta aerei X a dare il via al decollo. Ne è sicura, Sua Maestà? Basta così, Doris Conti. Sono la regina di Xetol. Chiunque osi infrangere il nostro codice deve essere eliminato, anche se è mia figlia. Ricevuto. Parate con lo Zelbion! Zelbion, fuoco! Ammirate, questa è la fine dei Terran. Guadagneremo un po' di tempo per far raggiungere all'Ixia una quota di sicurezza. Non possiamo permettere a nessuno di rovinarci la festa, è il grande evento proprio ora, giusto? Non sono molto tagliata per fare da guardia del corpo, ma ci proverò. Ah, quindi ora tocca fare da guardia? Ah, ok. Un Dark Knight sul ponte superiore di Ixia impedisce alla nave di raggiungere quote più elevate. Dagli la caccia. Cioè, aspetta, devo cercare un Dark Knight sul ponte... A caso? Ah no, sta qui. Non è vero, niente allora. Ma dov'è? Ma... Ah, ma siamo sempre lo stesso, siamo. Ah, quindi... Ah, quindi quell'attacco era il mio, non il suo. Io pensavo che era il suo prima. Ci ha messo un po' a fare fuoco, eh.
Megaton Fury. Ora sì che ci capiamo. Ah. Vai. L'ha fatto, o no? Si è mimetizzato. Ah no, eccolo qua, va. Ma come mi ha preso da lì, scusa? Dai, ora colpiscilo. Bravo. Bravissimo. Bene. E dai, era quasi fatto. Ma perché mi ha interrotto? Accidenti, siamo dentro al rifugio! Ti manderò a tappeto! È dentro al rifugio, però non va bene. Accidenti. Dottor Ryder, grazie per aver cercato di salvarmi. Anche se non appartiene al nostro mondo, ha combattuto dalla nostra parte. La vostra parte? Non ne sono sicura. Forse ho combattuto per il mio pianeta. Forse stavo cercando di convincervi che non eravamo una razza di guerrieri spietati. Comandante Minami, vorrei stare da sola ora. Oioi. Perseveranza. Un'unità rogue ritirata segnato l'avanzata del nemico. Salva le unità alleate in prima linea. Ah, quindi siamo con Teru. Ok. Sicuramente Minami chiamerà Teru, dato che sono innamorati. Ok, dove bisogna andare? Teru, sei lì? Sayaka, stai bene? Mi dispiace, non credo di poter mantenere la promessa che ci siamo fatti. Sayaka, cosa c'è che non va? Annuncio di emergenza, la comandante Minami è stata ferita e sta recuperando le forze. Hatsune e io assumeremo temporaneamente il comando. Sayaka, non può essere. Teru, me lo ricordo ancora. Quel giorno in cui siamo partiti insieme. Sta per cominciare, vero? Sì, il nostro viaggio per salvare sia il popolo della Terra che quello di Xidol. Ci aspetta una strada difficile. Non sappiamo come andrà a finire. È vero, ma più andremo avanti, più tutto diventerà chiaro. Sì. Vi abbiamo portato via tutto. E io non ho potere di riportarlo indietro. Ma darò a te e ai figli della Terra un nuovo futuro. Te lo prometto. Sì, signore. Sayaka, qualunque cosa accada, sono felice di averti incontrato. Anch'io, Teru. La comandante Minami è... Non riesco a crederci. Non è giusto. È qui che dovremmo combattere. Maledizione! Teru, per favore, rispondi! Devi lasciare immediatamente quell'area. Fronte nemico, si avvicina! Sayaka... Cosa?
sei tu, Sayaka? Teru, questo è un messaggio automatico che verrà inviato quando i miei segni vitali saranno cessati. Voglio ringraziarti. Grazie per aver preso parte al mio bizzarro piano per salvare i nostri due pianeti. Ma la strada davanti a noi è lunga e difficile. La forza da sola non basta a porre fine a questa guerra. L'ultimo pezzo del puzzle non sarà un'arma segreta o una tattica brillante. Saranno le persone. Se si può uccidere migliaia di persone, si può anche salvarle. Prego che un giorno tu possa incontrare quel qualcuno, quell'angelo della speranza. Purtroppo, a quanto pare, non ero io quella persona. Il nostro sogno comune di salvare il mondo. Mi sono divertita. E ora affido questo sogno a te. Quindi, portalo avanti tu, Teru. Fallo per entrambi. Sayaka, io... Qui è Sparkman. Sto per ingaggiare le forze nemiche davanti a noi. Falco, classe fusione. Ok. Ne abbiamo uno bello grosso davanti, eh. Vai. Non serve la furia, tranquillo. Andrò avanti. Per Sayaka! Comandante Minami, non ci lasciano neppure un istante per piangere. Forza, riprendetevi! Ci sono persone là fuori che lottano per la loro vita! Scusate, sto aggiornando i dati di combattimento di tutti i Rogue. I nemici hanno sfondato la seconda linea di difesa a ore 4! Le forze nemiche si stanno ammassando! Il 60% dei nostri Rogue di classe Diver è stato abbattuto! Aspetta, e questo cos'è? Che succede adesso? C'è un enorme oggetto volante in avvicinamento. Sembra un missile! È gigantesco! Probabilmente il più grande e più potente che abbiamo mai visto! Possiamo abbatterlo? Non può essere fermato da nessuna arma ordinaria! Di questo passo Lixia verrà... Accidenti! A che punto siamo con il decollo? Vediamo, al momento siamo alla fase 3! Se ci salveremo sarà per un pelo! Ma non arrendiamoci, dobbiamo sollevare Lix e la Terra per la comandante! Sì, signore! L'orgoglio di una donna. Le difese di Lix non devono essere compromesse. Raduna le forze superstiti e tieni a bada i nemici. Ok, let's go. Vediamo un po'. Reiji, stai bene? Scusa, il nemico mi aveva tagliato fuori. Ti verrei ad aiutare se potessi, ma non riesco con tutti questi... Sono tornati, quella feccia non molla! Io sistemo le cose qui, verrò da voi quando avrò finito. Cerca di sbrigarti, potrebbero non essercene più quando arrivi. In posizione, soldati! Se ne fate leggere, magari...
Ok, che abbiamo poi? Dov'è? Andiamo. Ah, ok, preso, bene. Protegge l'ultima linea di difesa. Dai. Prendi questo, perché mira quell'altro, mira, all'improvviso? Quanti ne sono? Ok, altri? Sì, quanto pare. Fantastico, abbiamo finito le munizioni e non penso che dureremo ancora a lungo. Non ti preoccupare. Questa è l'ultima linea di difesa. Se la sfondano, Lix si è spacciata. Ci ritireremo e formeremo un nuovo perimetro difensivo. Ripiega, Jun! Le nemici ne arrivano da dietro, non possiamo tenerli a bada. Non preoccupatevi per me. Ora andate, è un ordine! Ricevuto, Jun, ce ne andiamo. Attivazione della capsula di salvataggio fra 5, 4, 3... 2, 1. Aspetta, Jun, che stai facendo? Va tutto bene, capitano. Dovrò solo coprirti da sola. Pilotare questo affare senza nessun altro è più difficile di quanto pensassi. Che diavolo stai facendo? Vattene subito da qui, Jun! Ah, sta zitto! Vattene da lì, Jun! Non ho ancora finito!